Buongiorno a tutti, sono Cirillo Lorenzo, responsabile dei Trupertini Spinning. Siamo qua in Bocca d'Arno precisamente e siamo venuti a testare i nuovi prototipi di canne, le nuove trecce, i nuovi slam e mulinelli ultralight che abbiamo fatto per la pesca spinning e altre svariate pesche. Siamo venuti a vedere se riusciamo a insediare la famosa regina, come dal famoso Sea Bass Program si sta provando a insediare dal primo video, e in questo spot potremo anche avere a che fare con dei serra di notevole dimensione e altri pesci di passaggio come può essere una leccia. Tutto sta alla nostra fortuna, alle fasi di marea e a quello che ci riserverà in mare oggi. Le catture precedentemente sono state fatte, anche grosse, come gli amici hanno visto su internet, e niente, proviamo ad andare a vedere se si riesce a far vedere un pesce decisamente importante catturato a spinning nella nostra zona di pesca. Come vedete, le condizioni dell'Arno portano a una fase di marea entrante, perché la marea sta salendo e già può essere buono. Ora proveremo un pochino dentro a insediare la spigola in delle strutture in acqua bassa e poi andremo fuori in bocca per vedere se veramente esce un pesce decisamente importante. Staremo a vedere. Siamo venuti qua nella bocca dell'Arno per vedere se si riesce a insediare una spigola nella zona in cui l'Arno si dirama nelle due secche, vale a dire una a sinistra e una a destra dell'uscita dell'Arno. Da quei frangenti fino all'uscita nasce una secca sommersa che fa sì che la spigola e anche il serra si possa stazionare per cacciare e trovare da mangiare. Ci sono delle strutture dove la spigola si rintana, fa tipo da casa e nella fase bassa di marea entra in attività. Ora siamo in alta marea, quindi dobbiamo essere noi che andiamo a cercarla entrando dentro allo spot e, come dicono gli inglesi e gli americani, entrando dentro alla strike zone per far sì che in quel determinato momento, quando gli si passa davanti, anche su un rifiuto o su un momento di non attività predatoria, si possa avere lo stesso un attacco repentino. Non si riesca a sparare l'esca. Insomma, il giusto e l'onesto. Qui siamo fuori pesca piena. Allora, nel momento in cui, come in questa situazione, la marea sta entrando, siamo in una fase decisamente di Arno torbo, come si può vedere il colore dell'acqua. Allora cosa si fa? Non siamo in fase di marea bassa e non siamo in fase in cui la spigola può cacciare ed è invogliata a cacciare dal riflusso d'ossigeno dovuto dalla bassa marea, che fa sì che l'acqua esca e che produca una forte potenza di ossigeno sulla sua linea laterale e gli possa scaturire, come l'uomo, un attacco d'adrenalina. A lei, alla stessa maniera, gli entra l'attività predatoria. Quindi
In questi casi, in alta marea, si adopera degli artificiali decisamente più grossi e si alza la dimensione dell'artificiale, sempre adoperando artificiali sinking. Perché? Perché si ha più probabilità di entrare nello spot, più probabilità di avere un attacco o di un serra o di una spigola. Questo sarà il nostro nuovo artificiale, si chiamerà Rebellion e sarà nelle versioni 11 cm, sinking e floating, e verrà fatto nei colori che dopo vi farò vedere alla fine della pescata. Vediamo se l'artificiale ci fa la differenza in questo caso, dove i pesci sono un po' più difficili da insidiare. Vediamo se ci fa la differenza. Sto pescando con Ryobi Slam 6000, mulinello di una leggerezza incredibile per quanto riguarda la taglia e una fluidità altrettanto impareggiabile. Ho caricato una treccia Ryujin che stiamo testando sulla pesca spinning, 35 libbre, una treccia molto fluida, molto setata, molto morbida, che ci permette di lanciare, di guadagnare metri sul lancio. La vedo parecchio soda la cosa. Questo era o un pesce o un sasso. Ho toccato qualcosa, non so cosa, ma ho toccato qualcosa. La cosa è positiva perché quando si pesca, soprattutto in queste condizioni, si riesce a sentire un sasso di notevole dimensioni, collocato a circa 2 metri, 2 metri e mezzo dalla superficie, vuol dire che siamo a 360 gradi dentro lo spot. Quindi abbiamo tutte le probabilità di avere un attacco. Tutte. Credo su una spigola. Occhio Lele, mi prendi la canna. Preso. Sì, è una spigola. Alza la canna. La spigola torna ai chilo circa. Discreto pesce. Ok, ci siamo, questo è importante, capire e mettere in pratica. Quando il Sea Bass Program diventa la verità, eccolo qui. Come tutte le bass boat, ho l'ossigenatore, quindi a questo pesce, prima di essere rilasciato, gli devo dare un po' di ossigeno. Premo questo e in automatico il pesce si ossigena e rimane lì. Non lo rilascio, è importante che ve lo spieghi, non lo rilascio perché se lo rilascio può ritornare sullo spot e creare un po' di movimento, un po' di fastidio agli altri predatori, quindi si scioperebbe tutta la catena alimentare e le catture vanno a finire. Infatti quando si slama un pesce grosso in alcune circostanze si rischia di non sentire più una mangiata, come è successo l'altra volta a me. Allora è meglio tenerla lì, tanto non è male di niente. Non so serra perché non è l'ora di serra, le serra si cominceranno a vedere verso mezzogiorno, luna, entreranno in attività, ora ancora non è l'ora di loro. Però intanto come prima cattura non è male. Sono un posto dove tutti possono venire, non riserve, non posti dove vengano buttati i pesci, questo è un posto aperto a tutti, quindi capire e mettere in pratica, come l'ho detto prima.
flash di 8 Hz, cerca di fare veloce. No, così mi fai male. Teniamo alla giusta distanza questi pesci nel momento in cui si va a slamare, perché con l'ancorino si rischia di piantarcelo in un dito e non è positivo. Mamma mia, che bomba! Sta forse un pesce di 2 kg. Allora, in questo momento di alta marea, dove la spigola si fa un po' più fatica a trovarla e dove si spende tanta fatica per poter cercare l'esca in caso di arno così alto, vado a spiegare queste canne, questa serie di canne che abbiamo fatto con l'azienda, improntate per la pesca alla spigola e ai bass. Queste che sto testando io oggi sono dei prototipi, di cui una già serigrafata. E sono canne in carbonio alto modulo, sono canne progettate con un certo tipo di azione che ho fatto e ho cercato di fare, abbiamo fatto, mirata a far sì di avere il giusto compromesso per quanto riguarda la ferrata e il giusto compromesso per quanto riguarda la potenza. Si va a parlare di una canna di una 6,9. La prima di un sedicesimo, un quarto, una canna progettata per pescare in situazioni di fiume quando la spigola risale, con una vetta particolarmente morbida e dal quarto anello un po' sprigiona la potenza. La vetta particolarmente morbida per far sì che nel momento in cui si arriva a giugno e la spigola è un po' più apatica, serve a non ferrare il pesce e pescando a duro, cosa che io preferisco, a differenza della gomma, serve a far sì che la spigola si autoferri e la canna ti dà, oltre a un'autoferrata, anche una potenza in più di lancio con il giusto rapporto treccia-fluorocarbonio. Questa è la serigrafia di questa canna che oggi ho serigrafata, che è la Lion. I nomi verranno presto messi sul catalogo della serie. Poi abbiamo fatto una canna 7 piedi e 3. 3 ottavi mezz'oncia, abbiamo fatto una canna 6 piedi e 6, un sedicesimo 3 ottavi e abbiamo fatto una canna 7 piedi e 1, 3 ottavi un'oncia. Questa è la canna che rappresenta più di tutti la canna da pesci. Perché? Perché ci permette di pescare qua in zona di imboccatura di fiume alla spigola e serra e ci permette di pescare e di lanciare soprattutto esche da 20 fino a 28 grammi. Un'oncia è 28 grammi, però questa canna è stata fatta in modo di poter arrivare anche a 30-32 grammi e ha una potenza dalla fine del calcio al terzo anello illimitata per poter tenere anche una leccia caricata con una giusta treccia e un buon mulinello 5000. Avendo un compromesso del genere si ha una potenza illimitata e un range di lancio inarrivabile. È una canna che ci è voluto del tempo, ma l'abbiamo fatta veramente, veramente a dovere. La canna è composta da un'anellatura di Fuji KR in silk, di cui qualche elemento in titanio che è montato su altre canne. E la leggerezza e la potenza è inarrivabile. Questi sono i calci prototipo che mi hanno dato da provare e questi sono i calci definitivi che verranno
ripresi con qualche aggiunta e qualche sfumatura in più e qualche, diciamo, definizione in più alla fine della serie completa. Niente, questa è la precisazione che volevo fare perché con l'azienda ci abbiamo messo tutto il cuore e l'anima per poter creare questa serie veramente, secondo me, avrà veramente un buon successo per chi riesce nello spinning a ottenere dei buoni risultati e per chi nello spinning ci crede veramente. Yo, Tutto what's qui. poppin'? This your boy James of the Ramses. Yo, this my new single called Going Fishing. I let your boy. I throw my car in the streets and I'ma bring a bitch back. Throw my car in the streets and I'ma bring a bitch back. Throw Abbiamo cambiato spot. Si sta pescando in un posto che è la foce del Fiume Morto. Il Fiume Morto è un canale che esce dal parco di San Rossore e sfocia a mare all'altezza tra Migliarino e Marina di Pisa, diciamo. In questo posto si sta pescando con un'artificiale a galla, con un popper in questo momento, per vedere se all'altezza dell'uscita di questo canale ci sono dei serra attivi. Ora io sto pescando con un popper e la cosa è molto spettacolare. Se ci fosse un attacco sarebbe molto spettacolare far vedere questo. La situazione non è che mi dia un granché fiducia, però ci stiamo provando. Two Eh? for the 50, she do one for the 20 and do two for the 50. Damn. I'ma go get her, she go Prova get anche her. fuori. Throw my car in the streets and I'ma bring back the winner. Come ho già spiegato su Italian Fishing TV all'angolo dell'esperto, ora vi faccio vedere il nodo di ingiunzione fluorocarbonio treccia, diciamo uno tra i nodi più usati. Come fluorocarbonio sto adoperando un Fantasm nostro, uno dei fluorocarboni diciamo più gestibili in qualsiasi tipo di pesca. A me piace particolarmente perché è molto morbido, si gestisce molto bene, non anche nelle situazioni di strutture, sa da pescare in posti dove si frega sul sasso, non dà mai grossa abrasione, è sempre un filo che mantiene sempre la sua potenza, la sua struttura. Allora, in questo caso prendiamo la nostra treccia. Nostro fluorocarbonio, li passiamo insieme, tiriamo la treccia fino ad averne un po' a disponibilità, facciamo un uni, doppio uno e due e chiudiamo bagnando. A questo punto si inizia a lavorare sul fluorocarbonio. Per lavorare bene, si cerca di tenere il fluorocarbonio un po' in tirare. Si fa una spira, si crea un'asola. Da questo occhiello, che ci servirà poi come chiusura, cominciamo a girare 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, in questo caso il filo mi sta andando via. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 19 in avanti e 18 indietro, sempre una meno. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Abbiamo creato l'asola di prima. Ripassiamo il filo dentro,
tiriamo la parte esterna della treccia e chiudiamo. In questo preciso istante il nodo è fatto. Bagniamo i passaggi e tiriamo. E il nodo è fatto. Questo è uno dei nodi più longilinei e snelli e perfetti che secondo me nella pesca spinning possono dare il massimo di risoluzione e la meno probabilità di strapparsi. Facciamo due bocche di lupo per chiudere. Una, le bocche di lupo servono a far sì che l'uni che abbiamo fatto all'inizio tenda a schiacciarsi e a far sì che il nodo completo passi meglio dagli anelli. Tutto qui, ne ho fatte tre. Chiudiamo bene con le nostre forbici. Tagliamo le eccedenze, teniamole in tirare sempre, è molto importante. Una. Due. Il nodo è perfetto. Abbiamo cambiato ancora spot, siamo in bocca di cerchio e stiamo a cercare la famosa lecciamia. Vediamo se pescando l'acqua, come si suol dire, un po' di fortuna, anzi tanta fortuna, ci può aiutare a avere a che fare con questo super predatore. Pescando lungo la linea del frangente. Guardiamolo sempre in mare perché in queste circostanze si può avere a che fare con un pesce che sta spesso con la schiena e con la pinna dorsale fuori dall'acqua, quindi si può percepire e vedere la sua presenza anche esternamente dall'acqua. Pull up shorty, my name Julius. You look good, you should be using this. Yeah, I throw my car in the streets, I throw my car in the streets, I throw my car in the streets. Yeah, I throw my car in the streets, I throw my car in the streets, and I'ma bring a bitch back. I'll be fishing when you see my car in the streets. I'll be fishing when I throw my car in the streets. I'll be fishing. Abbiamo pescato alla leccia, ci siamo dedicati per un'ora a questo pesce, ma come ho detto prima ci vuole tanta 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 fortuna. Abbiamo visto prenderne una con il vivo sicuramente, non so da quante ore questa persona stava trainando e si ritorna lì. È una pesca improntata tantissimo sulla fortuna, non strutture, non maree, no, niente. Ci abbiamo messo un'ora di pazienza, ora basta, torniamo a pescare mirati. Anche se i risultati non vengano o ne vengano meno, ma perlomeno mirati. A più tardi. Siamo arrivati di nuovo sullo spot e sta per arrivare, diciamo, l'ora della bassa in cui i pesci dovrebbero entrare in attività. C'è da avere tanta pazienza anche qui perché le condizioni dell'anno sono ancora molto torbe e cercare di entrare il più possibile dentro allo spot
Io ci sono nella struttura, perché l'ho sentito. Sì. E allora siamo un pesca piena. Ora manca pesci. Manca altro. Manca solo, esclusivamente, i pesci. Eccolo. Bella. Discreto pesce, lo facevo più grosso, insomma. Questa situazione di bassa marea fa sì che le spigole entrino in attività. Si vede che è un pesce di mare, di entrata dalla livrea. Volevo fare una puntualizzazione su questo pesce. Allora, noi in Italia abbiamo due tipi di spigole, la Pranthus e la Labrax. Possiamo identificare i due tipi di spigole dalla macchiatura che hanno sul dorso. La Pranthus è una spigola francese che è anche grande e anche adulta, tiene sempre la macchiatura, gli va via, gli si assottiglia un po', ma qualche macchia gli rimane. La Labrax, come questa, che è una spigola nostra comune, è una spigola completamente scura sopra e non rimane neanche una macchia. Invece, quando è piccolina ed è in crescita, anche la Labrax è macchiata, perché quella è una fase di crescita, una fase di cambio di livrea. Questa è una cosa che volevo precisare, perché studiando questo pesce si riesce a capire tante cose, metabolismo, tutto il resto, e si va anche a vedere che qui da noi non una, ma ne abbiamo ben due di tipi di spigole. Non ci sia un pesce di 3 kg lì sotto, ma voglia te, è che l'ho una voglia, ma una voglia. E non c'è neanche serra, il problema è che non c'è neanche serra. Ora forse presta ancora per loro. Eccola, eccola. Pesciotto, pesciotto. Una mi tocca anche a me, Nicolo? Eh sì. Forse non sapevi che mangiare, la mangiai in mio, eh? Questo è un pesce più serio. Sì, questo è un pesce decisamente più serio. No, no, è come quell'altro. Come un po' più serio è, perché non si passa ai 4 etti, sicuri. Però non è un pesce. Non è un pesce come vorrei far vedere a chi ci vede a casa. Non è un pesce come vorrei far vedere a chi ci vede a casa, e fra l'altro l'ha anche in bocca, fine. Quindi veloci, aia. È dura, però ancora non ci siamo, piano piano. You ain't got a problem moving out and on your way, but could you leave a little love? Oh, why you wanna take way more than half of what we made? Would you please leave some? I wonder what you'll do when the heat starts coming down on you. Allora, in questo caso è successo che si è slamato due pesci su due, uno accanto a quell'altro. Perché? Perché l'ancorina ha subito un trauma, vale a dire. L'ancorina probabilmente o si è spuntata, non so per quale tipo di motivo, o non ferra più. Quindi se non ferra più si sostituisce l'ancorina subito, immediatamente, anche se i pesci sono attivi. Non ci interessa, perché nel momento in cui se ne slama un'altra, perché già il danno può essere stato fatto, quasi sicuramente. Nel momento in cui se ne slama un'altra grossa, finisce tutto. Quindi, a questo punto,
si cambia l'ancorina. A meno che non erano serra. Perché? Perché serra mangiano fuori. Mangiando fuori, siccome ho trovato tutte e due le volte la carne del pesce attaccata all'esca, allora può darsi siano stati anche serra. Tutto nel cervello. No, non sono serra, sono spigola. Guarda l'ancorine, Lele. Guarda l'ancorine. Che lo vedi l'ancorine? Che vuol dire? Che lo vedi? Non c'entra nulla. L'ancorina, in una certa maniera, stanca, anche tenuta anche a secca, si spunta. Perché il sale mangia. Siccome non sono pesci grossi, vengono presi fuori anche, allora succede queste cose qui, capito? Non era in serra, era una spigola. E meno male che l'attività predatoria non si è fermata, anzi. A parte, quando si ha a che fare con pesci di questa dimensione, non si ferma nulla, perché hanno una fame pazzesca. Sempre la solita taglia, non si cresce. But that smoke gets in your eyes, and it's making you blind. I wonder what you'll do when the heat starts pouring down on you. I wonder how you'll be when you feel those bittersweet memories. Tanto piccino. Questa è una spigola, guarda. Certo, certo, questa non è tanto piccina. Ui, ui. Ah. Pesce che toccherà intorno 600-700 grammi. Lele, che dici? Giusto? Dico bene? Abbiamo avuto a che fare con una leccia per la coda che ci ha fatto veramente rigirare la pelle. E ora è tornata lei a trovarci. Si comincia a alzare la taglia. Si comincia a alzare la taglia. Ok, sì. Qui ci si comincia già a essere. Che dici? Siamo quasi alla fine della pescata. Esausti, stanchi, finiti, anche perché il mare non ci ha aiutato per niente, ma proprio per niente. È stato contro al 100%, nonostante le previsioni fossero tutt'altro che quelle che sono presentate. Per quello si era scelto di fare questo video. Però è venuto tanti pesci, un paio belle, e penso che ci siano state tutte le condizioni possibili per far capire ai nostri amici a casa come si fa a pescare una spigola. Dopo aver finito la pescata e essere completamente distrutti, come avevo detto già fin dall'inizio, vado a presentarvi, oltre alla serie Ryobi che abbiamo già, che sono questi jerk di questi colori che non hanno bisogno di nessun tipo di presentazione, perché sono colori conosciutissimi, testa rossa, questo rosa con queste colorazioni qua e questi colori accesi per l'acqua come era oggi. La nuova serie che abbiamo fatto sono i Sea Bass Killer, che sono pesciolini progettati con un magnete che c'è qui sotto,
dove potete vedere l'ancorina che va ad attaccarsi per un semplice motivo, perché sul lancio il pesciolino alla distesa del filo, l'ancorina va ad attaccarsi e fa sì che non entri mai e non si ingarbugli mai e non vada mai a sfregare il minnow. Però abbiamo fatto queste colorazioni particolari, abbiamo fatto anche dei pesciolini per esempio per acqua dolce e abbiamo fatto le colorazioni classiche che io ho fatto fare personalmente, vale a dire il rosa, il giallo fluo, queste colorazioni qua, questo è un altro altamente catturante che ha preso pesci, abbiamo fatto fare il color nocciolina, lagune e tutto il resto, e abbiamo fatto fare dei colori anche molto luminescenti tipo questo, che è una colorazione molto accesa. Ah, una cosa importante, tutti questi pesciolini montano ancorine Ovner ST31, sono ancorine inapribili, già testate sui Serra. Per avere un pesciolino a 360 gradi catturante senza rischiare niente. I rattling dentro ci fanno sì che nell'acqua, con grosse cercate esso sprigioni dei vortici di suono e che possa attirare il predatore anche a un raggio di 3-4 metri per farlo venire a mangiare. Questa è stata la media dei pesci di oggi. Insomma, ci possiamo ritenere contenti. Abbiamo fatto 9 pesci, ci possiamo ritenere abbastanza contenti. Con questo finisco questa pescata e al Sea Bass Program volume 2, dove spero verranno dei pesci un po' più grossi. Ciao a tutti! What you'll do when the heat starts a pouring down.